detto tutto, sofferto e bellissimo. Bellissimo perché non siamo stati bellissimi noi a portare a casa una vittoria, come ho sempre detto, quando non riesci a essere perfetto è veramente un altro bel mattone che mettiamo al nostro bagaglio. Non avevate mai fatto, Trento non aveva mai fatto 12 su 12 nelle prime 4 partite, anche questo è un record. Non lo sapevo. Sì, comunque Trento non l'aveva mai fatto, ma penso che nessuno di noi lo sapesse. Abbiamo giocato per portare a casa un'altra bella prestazione, bella nel senso che, come ho detto, quando si soffre e si è in grado di stare lì per tutta la partita e battere una squadra come Modena che gioca bene, è sintomo che la squadra sta crescendo indipendentemente dal fattore tecnico. Daniele, un 3-1 pesante, è stata una partita molto combattuta, a maggior ragione aver portato a casa l'intera posta in palio è una grande nota di merito. È stata una partita difficile da giocare, perché loro sono un'ottima squadra, ci hanno messo sotto pressione fin dall'inizio, noi secondo me siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta del secondo set, merito a noi perché sicuramente siamo stati capaci di stare nelle difficoltà, che ce n'erano tante, e poi uscirne nei momenti decisivi. E lucidi nei momenti decisivi del set, come era successo a Milano? Assolutamente, questa è una caratteristica della squadra, perché se succede due volte vuol dire che non è un caso, quindi dobbiamo tenerla bella stretta. Fabio, avevi chiesto lucidità e determinazione nei momenti importanti, sapendo che questa partita vi avrebbe visto soffrire, è andata esattamente così? È andata esattamente così nella parte finale e determinante dei set. Non è andata così per le parti centrali dei set del secondo, del terzo e anche del quarto set. Una cosa importante è distinguere questi due momenti, diversi momenti della partita, perché secondo me nei finali stiamo mettendo davvero tanto talento e tanta qualità, e ci permette di portare a casa partite come quella di oggi e come quella anche di Milano, metto dentro anche quella di Cisterna. La cosa importante è avere la consapevolezza che invece nelle parti centrali dei set possiamo fare molto meglio, dobbiamo essere più presenti su alcune situazioni, sia di muro e difesa che di contrattacco soprattutto, dove oggi non siamo stati brillantissimi. Poi è chiaro che in una situazione dove l'attacco gira con 10 punti percentuali in meno di doppio più rispetto all'avversario, portare a casa un 3-1 c'è da ringraziare tanto i ragazzi, però credo che ci sia da distinguere questi due momenti, cioè il fatto che abbiamo la possibilità nel punto a punto, nel finale dei set, di concludere i set a nostro favore come è stato, ma abbiamo anche la possibilità secondo me di migliorare nei momenti dei set dove rallentiamo un po' e siamo imprecisi, perché possiamo evitare di arrivare in fondo col punto a punto, dove non sempre la nostra qualità e l'avversario ci possono permettere di essere definitivi.